Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e oggi parliamo di Lake. Te sei aver già visto qualcosa di Lake quando abbiamo parlato della Lunar Con 2021, sia con le live che comunque se l'avete seguita per conto vostro, perché era uscita in quell'epoca una demo, comunque era stato presentato in quell'occasione, ma è uscito adesso il 1 settembre, mi è stato inviato e quindi ve lo porto da recensire, come recensione. Lake è sviluppato e distribuito da Gamuse, ma distribuito anche in collaborazione con Whitethorn Digital. E si tratta di un gioco in cui noi andiamo a rappresentare questa ragazza, insomma una giovane donna, che per 2 settimane ritorna nella sua cittadina d'infanzia, dove è nata e cresciuta, per fare la postina, sostituendo il padre che è andato in pensione, fin tanto che trovano un sostituto, insomma. Quindi è 2 settimane in ferie dal suo lavoro ufficiale che ha nella grande città, torna dopo tanti tanti anni nella sua cittadina d'infanzia e il fatto di essere postina darà la possibilità sia a lei che a noi comunque di reincontrare un sacco di persone, di fare anche nuove amicizie e conoscere nuova gente che si è trasferita nel mentre lei non c'era, appunto. È un gioco abbastanza tranquillo e rilassato, si tratta di un'avventura tranquilla, in cui ci sono alcune scelte, alcuni dialoghi, ma niente particolarmente significativo. E diciamo che si divide il gameplay, si divide in due parti principalmente. Nella giornata in cui andiamo appunto a consegnare lettere e pacchi alla gente, in questo caso potremo anche avere delle piccole quest secondarie in base alle persone che incontriamo, ci daranno magari delle consegne straordinarie da fare, oppure diranno che puoi farmi questo favore qua, e ci permetteranno così di conoscere anche meglio le varie persone che abbiamo nel villaggio e di stringere amicizie o qualcosa di più. Mentre invece la seconda parte è la parte della sera, in cui più che altro sono delle cutscene, in cui avremo dell'interazione con gli altri personaggi, porteremo un po' avanti alcune storie e ci saranno alcune decisioni di dialogo, ma nulla di particolarmente significativo. I finali in effetti sono principalmente tre. Che sono appunto come noi sceglieremo di dipanare il futuro della protagonista dopo queste 2 settimane, insomma, che cosa fare della sua vita, perché è un momento un po' di cambiamento anche per lei e quindi dovremo insomma fare una scelta alla fine di queste 2 settimane per decidere in che direzione mandare la sua vita, insomma. E in queste tre scelte potrebbero esserci anche contemporaneamente delle relazioni affettive che sbocciano appunto in queste 2 settimane di permanenza in questa cittadina. Cittadina che tra l'altro appunto, come si può immaginare dagli screen e dalle immagini, è una cittadina molto tranquilla dell'Oregon, affacciata su un lago, quindi con una strada che gira tutta intorno al lago, vicino alle foreste, quindi molto tranquilla, in cui il ritmo della vita è lento, le facce sono sempre le stesse e comunque si riesce a fare amicizia molto in fretta. La parte un pochettino più lenta, forse e noiosetta del gioco sono le prime 2-3 giornate di lavoro in cui poche sottotrame si sono sviluppate, sono successe poche cose, per cui la parte è un po' sbilanciato sulla parte di solo consegna pacchi che per carità, non è lunga e frustrante, però per alcuni potrebbe risultare un pochettino più noiosa o lenta, insomma, posso capirlo. E in tutto questo, tra l'altro, anche nell'ambientazione, per alcune parti della trama, mi ha ricordato un pochettino quello che era la cittadina di Life is Strange, del primo Life is Strange, perché se quello comunque era affacciato sul mare e quindi non su un lago, era comunque una cittadina abbastanza piccola, un po' più grande di quella dove ci troviamo con Lake, ma anche là si andavano a rincontrare delle persone perse da tempo, c'era il diner, questi ambienti molto americani e un ritmo di vita abbastanza lento e anche in quel caso era un gioco appunto molto anche di introspezione nella protagonista. Se devo dire la cosa in cui hanno messo più cura Gamuse nel sviluppare questo gioco, secondo me sono proprio le cutscene, perché hanno davvero messo molta attenzione nel come si comportano i personaggi, nei dialoghi che fanno, e vi dicendo anche se in alcuni casi alcune scelte di dialogo stonano un po' con il punto in cui è arrivata la trama, e non sempre le scelte che abbiamo fatto,
vengono incanalate bene nei dialoghi successivi, per cui alcuni personaggi potrebbero non tener conto di una scelta che abbiamo fatto precedentemente in un'altra situazione. Appunto, sono davvero delle scene molto particolari in cui ci danno proprio modo di conoscere bene questi personaggi, sono dettagliati bene, caratterizzati, sono tutti molto interessanti, molto diversi l'uno dall'altro. Mentre invece dal punto di vista grafico non ci aspettiamo una cosa favolosa, è carino, ci sono degli scorci molto caratteristici, ma appunto non è un AAA, per cui ha un livello grafico, diciamo, inferiore, però comunque gradevole e ben fatto. Le ultime due cose, che sono forse un po' le cose tra virgolette negative, sono uno, il fatto che io ho trovato un pochettino sbilanciato il gioco verso una scelta di finale, nel senso che ci sono molte cose all'interno che tra virgolette ti forzano. Non è proprio che ti forzano, però ti spingono psicologicamente più verso un finale. Infatti sono andato a sbirciare gli achievement, ci sono achievement per ognuno dei tre finali, e molta più gente ha scelto appunto il finale su cui instrada un pochettino più il gioco. E un po' mi è dispiaciuto, perché io invece avevo intenzione di fare un altro finale e mi son trovato fino alla fine un po' tirato da personaggio da interazione che diceva ma in realtà non è che forse volevi quell'altro? Per cui, non lo so, l'ho trovato forse un po' lineare da quel punto di vista. Cioè, già di suo non ha estremamente tante scelte, ma anche appunto le scelte del finale non è che vengono diramati con la stessa importanza tutti e tre. Cioè, uno è quello preferito dagli autori, si vede. L'altro, più o meno, è il terzo, quello che ho scelto io, è quello proprio che è meno favorito. Perché davvero, cioè, se guardi i fatti che sono presentati oggettivamente in quelle 2 settimane dici, beh, no, perché dovrei scegliere la scelta 3. Molto, un po' sbilanciato. E la seconda cosa, che in realtà è una piccolezza, tutte le buche delle lettere sono buche delle lettere di quelle americane, quelle che hanno il pirulino, l'astina rossa, e non la muove mai quando mette le lettere. Cioè, da quel che io so come funzionano quelle affare là, quando arriva al postino, mette la lettera dentro, tira sul pirulino, e quando il tizio vede il pirulino su, dice: ah, allora mi è arrivata della posta. Va là, prende la posta, ritira giù il pirulino, no? Almeno io so che fosse così. Ma invece non c'è nell'animazione. Apre lo sportellino, mette la lettera e lo richiude. Per cui mi ha un po' rattristato questo. No, insomma, è davvero una piccolezza, è davvero una piccolezza. Detto questo, io il gioco lo consiglio mediamente, non è un top, gioco incredibilmente da giocare, come avrei detto, di Wildermyth o di qualcos'altro, però è grazioso, non costa molto, dura poco, circa 6 ore, per cui se siete indecisi direi perché non dargli una possibilità. Detto questo, io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace se la recensione vi è piaciuta, un commento qua sotto per farmi sapere cosa ne avete pensato, iscrivetevi se per caso foste interessati ad altri contenuti e io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!